Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore. Anche voi date testimonianza. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: quando verrà il Paraclito che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me. E anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. Vi ho detto queste cose perché non abbiate a scandalizzarvi, vi scacceranno dalle sinagoghe, anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio, e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma vi ho detto queste cose affinché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate, perché io ve l'ho detto. Parola del Signore. Fratelli e sorelle, questo brano del Vangelo di Giovanni parla della vita degli apostoli e di ciò che doveva succedere con loro quando Gesù li abbandona. Gesù li parla apertamente degli avvenimenti, così che non si scandalizzano quando queste cose cominciano a succedere. Ci sarà un grande odio verso loro, tante umiliazioni succederanno nella loro vita. L'annuncio del Vangelo sottintende anche una vita di persecuzione. Gesù dice: ognuno che li ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Gli uomini che non hanno conosciuto l'amore di Dio saranno avversari della parola di Dio, dell'insegnamento di Gesù. La differenza di coloro che sono del mondo e degli apostoli, Gesù si manifesta nel fatto che chiunque rispetta i miei comandamenti di Gesù, solo così si può amare Gesù. Chi ama in questo modo Gesù sarà amato da Gesù e dal Padre Celeste, e potrà risvegliare la conoscenza con l'aiuto dello Spirito Santo. Il Padre Celeste non si manifesta più come nell'Antico Testamento, ma adesso lo fa in un modo nuovo, quando vuole dimostrare i misteri più grandi del suo amore. Rifiuta gli spettacoli. La sua rivelazione personale avviene tramite lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo diventa per la Chiesa e per i cristiani un creatore attuale, una rivelazione nuova della parola di Dio. Gesù si trova in un momento del tempo in cui gli apostoli non capivano ancora che cosa doveva succedere. La loro mente e i loro cuori erano ancora chiusi, cercavano la verità. La conoscenza dei scritti antichi non li ha illuminati ancora, e l'insegnamento di Gesù a volte li confondeva,
perché non lo capivano fino in fondo, ma lui era ancora con loro e cerca di introdurli in tutto ciò che doveva succedere perché possano annunciare la buona novella. Gesù chiede da loro perché siano i loro perché siano i suoi testimoni e ammonisce che non sono abbandonati perché tutto ciò che lui fa proviene dal Padre Celeste e perciò tutte le cose che faranno loro proverranno dal Padre. Devono essere rimanere uniti al Padre. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, mi insegnerà su questa via. Da questo Vangelo si può trarre un messaggio che ognuno che segue la via di Dio e cerca di rimanere unito a Dio può rimanere fedele. I više približavanje samome Bogu. Kroz tolika stoljeća vjere attraverso i secoli della fede questo messaggio aveva i suoi alti e bassi. Si riconosceva come una cosa più santa, ma anche si considerava una superstizione. I primi cristiani erano coscienti che non bastava cercare solo Dio nel Tempio. Od starozavjetno svaćanja preko duhovnoga te mudrosti koja prebiva u ljudskim srcima došlo je do novog načina razmišljanja o prisutnosti, a to je ono unutarnje koje je dijelo Duha Svetog. Abbiamo fatto la conclusione spirituale di questo messaggio. La manifestazione di Dio tra la gente pokazaće još veću i efikasniju. Lo Spirito Santo dimostrerà una presenza ancora più forte di Dio tra le persone. Gesù dice agli apostoli che non li abbandonerà, ma li manderà il Paraclito e si congeda con loro in un modo tradizionale cristiano. Vi do la pace, vi do la mia pace. Non si tratta di un abbandono semplice, ma di un dono speciale, di un dono della vita che rimane unita al Padre. Bisogna dire che la promessa di Gesù fatta agli apostoli che lo Spirito Santo li guiderà non è una vita protetta dai fallimenti. Non saranno privi dai fallimenti se rimangono nel suo amore. Annunceranno in modo migliore la buona novella e saranno e rimarranno uniti alla sua sofferenza sulla croce per poter vivere la promessa dell'amore di Dio. Bisogna amare e compiere la vita, vivere la parola di Dio nella vita. Ma qui succede spesso che gli uomini si stufino. Dobbiamo sapere che si tratta di un processo su cui dobbiamo lavorare ogni giorno, quotidianamente. Ogni giorno cadiamo nelle prove, proprio queste prove sono la via di crescita che ci porta verso Dio. Le prove sono un dono di Dio che richiede da noi la collaborazione con Dio. Un'influenza positiva dello Spirito Santo leggiamo oggi dal Vangelo e ci introduce nella realtà dei primi cristiani.
questa comunità è uscita e si è avvicinata a tutti che desideravano sentire la parola di Dio, tutti che volevano riflettere sulla parola di Dio. A Filippi Gesù testimonia davanti agli uomini. Paolo testimonia davanti agli uomini e lì c'è una donna, Lidia, a cui Dio ha aperto il cuore. È stata battezzata lei e la sua famiglia. Fratelli e sorelle, dall'altra parte Gesù nel Vangelo ripete più volte agli apostoli di non scoraggiarsi nei pericoli, anche quando incontrano le difficoltà nella vita, perché la vita spinosa l'ha fatta pure Gesù. Lo spirito della consolazione li guiderà. Lo spirito della verità li introdurrà in tutte le cose che devono sapere, anche nei momenti del pericolo. Gesù non ha detto queste cose solo per gli apostoli della sua epoca, ma per tutti coloro che annunceranno la sua opera. Lo spirito, la forza dello Spirito li guiderà perché possano in ogni tempo e in ogni condizione rimanere perseveranti nell'annunciare la sua parola. Proprio questo si conferma attraverso tutta la storia cristiana. Da una parte si trovano portatori coraggiosi della parola di Dio e dall'altra parte i loro avversari che cercano di uccidere il corpo, ma lo spirito non lo possono uccidere. Succede anche oggi nei cuori dei fedeli. Arde un orientamento fermo verso Dio e questa cosa provoca un odio nei loro avversari. Perciò veniamo perseguitati, perché non vogliamo rinunciare alla parola di Dio. Tanti apostoli, tanti testimoni della fede nell'umanità cristiana hanno confermato le parole di Gesù con la loro vita. E queste cose continueranno a succedere nel mondo. L'amore verso Dio, rinfrancata con lo Spirito Santo, guiderà tutte le persone pronte a morire per Dio. Fratelli e sorelle, diventare cristiani non significa essere cristiani. Con la nostra fatica, con i nostri impegni, ci avviciniamo sempre di più al Signore e sentiamo ancora di più che Dio ci ama e ci guida. Forse non cambiano tantissime cose nella quotidianità umana, ma il fedele sente la pace che proviene da Dio e sente la sicurezza sulla sua via, sente la presenza di Dio, la sua benedizione. Dio rinfranca i suoi passi, anche se ci sono tante difficoltà nella vita, tante croci. Si appoggia alla parola di Dio, che lo stimola sempre a fare bene. Si sente una dolcezza speciale nella vita. E tutto intorno a lui e in lui è una parte del progetto di Dio. La forza della presenza di Dio trasforma le nostre piccole opere in una grande benedizione. Perciò, fratelli e sorelle, preghiamo lo Spirito Santo perché risvegli in noi un desiderio di fare sempre bene. Prostori, ma amen. Amen.
Pomolimo se nebesco. Preghiamo il Padre Celeste. Dona la tua Chiesa, oh Signore, la tua forza perché possa testimoniare coraggiosamente del Cristo Signore, Salvatore degli uomini, ti preghiamo. Dona ad ogni cristiano la luce e la grazia perché possa vedere il suo posto all'interno della Chiesa e vivere con perseveranza il suo battesimo, ti preghiamo. Infranca con la rugiada celeste tutti coloro che soffrono nel nome di Gesù, ti preghiamo. Fai progredire nella Chiesa e nella società la dignità della donna e della madre, ti preghiamo. Dona a tutti i cristiani lo spirito della gentilezza e della solidarietà, ti preghiamo. Gesù, buono e misericordioso, abbiamo pronunciato alcune preghiere, ricevi tutti coloro che si trovano nella nostra vita, ti preghiamo per Cristo nostro Signore.